Noi siamo i luoghi che frequentiamo. Che ti piaccia o no, il contesto in cui vivi ti condiziona. La casa in cui sei cresciuto fin da piccolo, la tua città, la scuola, il parchetto e persino il locale dove esci tutti i sabati sera con gli amici sono luoghi che fanno da sfondo alla tua vita e sul quale piano piano viene fuori chi sei. Anche perché poi nessun luogo è neutro. Cioè, un conto è crescere in un paesino in Val di Susa e un conto è vivere nei sobborghi di Milano. Un conto è passare tutte le domeniche mattina allo stadio e un conto e passarle in sacrestia. Insomma, hai capito, no? Beh, come tutti, anch'io ho frequentato molti luoghi, alcuni più belli, altri più meno belli, diciamo. Ma ce n'è uno in particolare a cui devo tutto. Un luogo senza il quale io ora non sarei il prete che sono, anzi, senza il quale non sarei proprio diventato prete. Oggi voglio portarvi qui dentro perché ne sono veramente orgoglioso. Chi lo frequenta, infatti, dice che è il posto più bello del mondo e vorrei tanto farvi capire il perché. Signore e signori, benvenuti all'oratorio. Questo luogo è casa mia, questi muri, queste colonne, questi campi, tutto mi è familiare. Certo, non sarà l'oratorio perfetto, ed è evidente, ormai si vedono i segni del tempo e dovunque mi giro trovo delle imperfezioni, ma è proprio questo che rende il mio oratorio un posto così bello. Sono proprio le nostre imperfezioni e le nostre ferite a renderci amabili agli occhi degli altri, perché ci rendono unici e bisognosi di cura. E lo stesso credo che valga anche per i luoghi, che a volte diventano l'estensione della nostra anima. Ci diventano cari non perché sono perfetti, ma proprio perché non lo sono. Perché lì, in quello spazio imperfetto, possiamo sentirci a casa pure noi, con le nostre imperfezioni. Eppure, non è per questo che amo il mio oratorio. Non sono questi muri, queste colonne e questi campi a rendere speciale questo luogo. Anzi, l'oratorio, in realtà, non è nemmeno un luogo, innanzitutto. L'oratorio sono le relazioni che nascono in questo luogo, sono le persone che lo vivono, le amicizie che qui si sono create, le emozioni che abbiamo provato, le risate, le cavolate, le confidenze, il desiderio di essere felici e di farlo insieme e di riuscirci grazie a Dio. Questo è l'oratorio ed è per questo che amo questo luogo, perché chi lo frequenta lo rende il posto più bello del mondo.